Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodio. Allora, ci servono 8 pezzi di sabbia e 8 pezzi di carbone. E 8, voilà. Non importa come si mettono. Veloce, veloce, veloce. E ci dà il silicon bulb. Questo qui con la seghetta di diamante facciamo i silicon wafer. Perfetto. Silicon wafer e redstone. Dai, 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 dai. Ci dà quello lì rosso, il red dandato. Bene, una volta che abbiamo il red dandato, io qua ho preparato un bel po' di roba, un bel po' di roba, vi faccio vedere. Un pistone dell'oro, ci mettiamo quello rosso e facciamo un filter, un bel filter. Qui ho preparato un timer, abbiamo filter, timer, redstone engine. Ora non ci resta altro che fare qualcos'altro. Ah sì, una leva, facciamo una bella leva. E voilà, possiamo andare. È notte, sì. Vado a fare la nan prima, va. Buongiorno. 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 Spada in mano. Spada in mano. Non c'è nessuno. Bene, possiamo andare. Oh, chi è qua? No, perché non raccoglie? Perché va in tilt con quelli sotto, porca trota. Perché, dicomi, perché? Perché, dicomi? Alcuni entrano, guardate, alcuni no. Devo sistemarlo, vedete, vedete che arrivano? Vedete che arrivano? Alcuni sì e alcuni no. Perché? Adesso funziona. Bah, poi vedremo. Se sapete qualcosa ditemelo. Intanto vado avanti. Allora, intanto qua possiamo chiudere perché non ci serve questa entrata. Ok. Bene, ci mettiamo il nostro bel filtro. Il nostro bel filtro, tatanchete, bisogna girarlo, per cui ci serve il cacciavite, il cacciavite, il caccia, quello che caccia le viti. Voilà. Così è perfetto. A cosa serve il filtro? Vi faccio vedere. Mettiamo a terra un attimo la leva. No, ho sbagliato, pirletta. Ecco, guardate. Sono un pirla. Mettiamo la leva qui, off. E ci mettiamo il timer. E voilà. Lo mettiamo a 2, va benissimo. Ora vi faccio vedere a cosa serve il filtro. Se io metto dentro questa roba, guardate, io attivo il filtro e lui sputa tutto. Ok, ora manca il vetro. Perfetto. Ah, c'era quello lì. Perfetto. Avete visto? Cosa succede però se io... Intanto pianta. Cosa succede se io vado nel filtro e gli dico che voglio solo il vetro? Se io attivo la leva, guardate, vedete che non esce niente, perché il filtro richiama solo il vetro, non più tutto. Appena io metto il vetro, richiama solo il vetro. Voilà, uno alla volta. Perfetto. Ora li richiamo una volta perché logicamente ho messo un vetro. Se io metto tre vetri, ne richiama tre alla volta e così via. Bene, cosa facciamo adesso? Facciamo che io prendo le pannocchie qua e gli dico che voglio tre pannocchie alla volta. Vediamo un po'. Voilà, tre pannocchie, tre pannocchie, tre pannocchie e così via. Non prende più i semi. Ci siamo. Chiudiamo. Andiamo a vedere qua che succede, infatti si bloccano ancora. Porca di quella cotoletta, per me devo scambiare un po' di miscugli qua. Solo che adesso non posso farlo perché non c'ho l'attrezzo che mi toglie le rune lì, come si chiamano. Vabbè, vedremo. Allora, siamo arrivati a questo punto. Perfetto. Una volta arrivati a questo punto, ho piantato tutto, sì. Ah, avete visto che pianta anche lì in fondo, guardate. Allora posso allungarlo ancora di uno. Vabbè, comunque, arrivati a questo punto, dal filtro dobbiamo fargli andare in un'altra parte. Come? Allora, andiamo un attimo a casa, apriamo il portale, il portale. Apriamo un attimo il portale. Ok. E niente, qua continua a non raccogliere, porca trota. È più la roba che non raccoglie che quella che raccoglie. Ordiniamo questo qui. Ordiniamo, dicevo, una di questi. Perfetto, riapriamo il portale. Voilà. Intanto che aspettiamo, io devo craftare un'altra cosa, l'energy condenser.
Allora si fa con l'alchemic chest. Vabbè, ci penso mi. Anzi, no, ci penso mi il cavolo. Devo vedere se ho diamanti prima. Vediamo un po' se ho diamanti. Me ne servono ben 5. Ben 5. 4. Stiamo quasi arrivando al quinto. Uno dovrò averlo nella chest. Aspettate, a meno che prendo l'energia. Quanta! Quanta! Perfetto. Abbiamo fatto l'alchemic chest. Andiamo qui. L'alchemic chest la mettiamo. Che cavolo l'ho messa? Pirletta. La mettiamo qui in mezzo e facciamo l'energy condenser. Ok, abbiamo tutto. Possiamo tornare lì. Perfetto. Ora da qui facciamo che? Mi servono i tubi, questi qui. I pneumatic tube. Voilà. Li piazzichiamo qua. Qua ci mettiamo questo qui. Ok. Qui spacchiamo un attimo. Ok. Ci mettiamo una redstone torch. Una redstone torch, seguitemi bene, ragazzi. Una redstone torch. Voilà. E fin qua ci siamo. Poi ci mettiamo un bel tubo di legno. Tubo di legno. Voilà. Togliamo i tubi di legno e mettiamo quelli di stone. No, ma che cavolo sto combinando? Quelli di stone, cobble, sono uguale, eccoteli qui. Facciamo così. E qui ci mettiamo la nostra energy condenser. Tankete. Ora, prendiamo, vediamo quanti ce ne sono, ok. Prendiamo tre di questi. Andiamo qui nella crafting table automatica e facciamo che tre di questi diventano un panino. Perché è un panino, vi faccio vedere una cosa. Torniamo a casa. Vi faccio vedere. Allora, una pannocchia vale 24, mentre un panino ne vale 72. 72 sono un bel po', giusto? Ora, 24 per 3 fa 48, vabbè, non lo so, comunque è meglio un panino di una pannocchia. Per cui, ora a questo punto ci mettiamo il nostro redstone engine qua sotto qui, voilà, lui parte. E vediamo se funziona. Noi abbiamo detto al timer che ne devono uscire 3 alla volta. Vediamo che succede. Ah, sì, aspettate, devo fare una cosa. Una cosa. Proviamo a prendere, magari. Mi serve un diamante. O se no, facciamolo con i lapislazzuli per il momento. Mettiamo qui un lapislazzulo. Un lapiscazzolo uguale. E proviamo ad attivare la macchina. Ne butta fuori 3. Vanno lì. Ah, li butta tutti insieme così. Porca trota. Ah, proviamo a fare una alla volta. Una alla volta, vediamo un po' che succede. Vanno sempre lì. Vanno sempre lì perché sono tubi così. Aspettate un attimo, se proviamo a mettere i tubi invece, affanculo. Se io metto questi qua non dovrebbero funzionare. Proviamo un attimo quelli di stone. Boh, magari funzionano pure, vediamo un po'. Infatti si blocca la macchina, guardate. Si blocca la macchina perché questi qua non vanno bene. Porca trota. Almeno che io non faccio in questo modo. Pipe. Ci facciamo quello lì di ossidiana. Che si fa con due ossidiane e un pezzo di vetro. Per cui, due ossidiane e un pezzo di vetro. Questi tubi di ossidiana. Comunque l'avevo già spiegato in un mio tutorial, per chi non capisce un tubo, si intitolava, raccolgono le cose a terra a distanza di un blocco. Vi faccio vedere. Se io butto a terra un tubo, per esempio, tankete, non lo raccoglie perché il tubo non serve. Pirletta. Se io però butto a terra una pannocchia, vedete che raccoglie le pannocchie. Ok. Guardate. Già il tubo di ossidiana le divide, vedete? Perché non è compatibile la mod del pneumatic tube. Crea il panino. Vedete, crea i panini se ne vanno belli tranquilli. Vanno chi dentro chi? 72. Adesso arriva l'altro. 144. È molto più veloce di quello che abbiamo fatto di là della pietra, no? Poi una volta che prende il via. Adesso qui invece possiamo fare anche 3 alla volta. Anche 3 alla volta. Vediamo un po'. Li butta lì, li prende. Vediamo se li divide. Sì che li divide. Perfetto. Ah no, non li divide, li butta tutti insieme.
Niente, facciamo uno alla volta, qual è il problema? Ok, l'importante è che crea i panini. Guardate, ora sono pari. Vedete, 8, adesso diventano 8 qui, adesso diventano 8 qui. Perfetto, ragazzi, funziona bene. Il redstone engine adesso appena si scalda andrà un pochino più veloce, quando diventa bello rosso, potente. E ricordatevi che il redstone engine non esplode. Guardate, in poco tempo abbiamo quasi fatto un lapiscazzolo che ne vale 800 e qualcosa. In poco tempo, tutto automatico. Adesso devo solo sistemare qua perché non raccoglie. Se avete qualche consiglio da darmi, dicetemi pure nei commenti. Bene, vi ho fatto vedere una cosa nuova che non avevo fatto nei miei let's play precedenti. Sto cercando, come vi ripeto, di fare tutto ciò che non ho fatto nei vecchi let's play. Spero vi piaccia e spero vi sia stato utile. Da Luke è tutto. Saltiamo. Da Luke è tutto, ho messo un tubo alla cazzo. Ciao a tutti.